Louise Haller, Stella Michelin 2023, eccolo qui praticamente per brevità Forst, perché forse l'unico difetto che può avere questo ristorante appena stellato, che per noi italiani del resto dell'Italia, ovviamente siamo verso il confine, è il nome. Cioè, come si chiama Louise Stube. All'interno questo è uno sciotto, come hai detto? Ecco, diventa un po' più difficoltoso, ecco, comunicarlo al resto, sì, appunto, dell'Italia, ma chiaramente abbiamo anche molti anche tedeschi, austriaci, che chiaramente vengono qui, chiaramente. Esatto, quindi c'è grande frequentazione. Louise Haller è una mia vecchia conoscenza qua vicino a Merano, che ha accettato chiaramente la proposta, non penso indecente, ma molto valida, delle signore della Forst, no? Che poi sono le artefici di tutto questo ben di Dio, questo è il vostro giardino, dove praticamente si serve la cucina bistrò di Louise Haller, che secondo me è una cucina già anche quella da Stella Michelin. Ecco, però intanto insomma me ne hanno dato una al gastronomico, che tra l'altro, perché Louise Haller è un caso di chef, non è vero, che comanda tutto, che dirige tutto, no? Chef, capo, ma è anche executive, nel senso che lui rimane in cucina e in sala viene un suo, Nicola, il suo sous chef, arriva questo sous chef, che praticamente presenta i piatti, ma lui rimane saldamente in cucina, sia al bistrò, che è aperto anche a pranzo, mentre invece il gourmet mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, quindi sono praticamente quattro tavoli, ecco, sono quattro tavoli, e nella Stube bellissima, e quindi, cioè, viva lo chef, che quindi vive la cucina, e quindi si tiene aggiornato, devo dire, perché devo dire questa proposta attuale di un menù vegetale, no? Per i vegetariani, o comunque chi vuole rimanere un po' più leggero e vuole provare una cucina contemporanea, è un menù vegetale molto interessante. Sì. Dove si può cambiare anche un paio di piatti, no? Non si deve fare il menù fisso, no? Nel senso che ci sono 5-6 portate, c'è l'alternativa, c'è sempre il carrello di formaggi, il carrello che fa una sette, quindi di formaggi che si possono scegliere, vengono mostrati davanti appunto al cliente nei due menù. L'altro menù è un menù dove oltre al vegetale abbiamo anche della carne piuttosto che del pesce, quindi vario. Io ad esempio devo fare i complimenti a Louise Haller, non mangiando carne, lui mi ha fatto come piatto principale, prima dei formaggi, mi ha fatto un'assoluta chicca, che è un piatto che, diciamo, c'è già nel menù vegetale, che poi il piatto principale, che sono dei fiori di zucca con il suo zucchino, questo va detto, e poi anche dei funghi porcini appena arrivati, tagliati anche a fette crudi praticamente, o leggermente scottati, assolutamente delizioso. Questo è un piatto che hai fatto, mi hai dedicato, fai normalmente? In base ai porcini, chiaramente. Quando abbiamo i porcini freschi, ecco, che portano i nostri contadini. Ecco, questo è un piatto, anche perché avevo una signora di fianco al tavolo che ha preso invece il menù vegetale e notavo appunto questo piatto che forse è un omaggio a Roger Verger, quello del poupetton dentro il fiore di zucca, di funghi, e a sorpresa c'era il tartufo nero, che è un piatto che, devo dire, bene o male, lo troviamo nell'entrata, non so se tu lo conoscevi, francese della zona di Cannes, Mougins, che purtroppo non è più con noi, è stato un po' l'inventore, il celebratore, ancora da quelle parti dove sono stato ci sono ancora le tracce, i suoi executive come Dessavi, che me li ha appunto fatti assaggiare e me li ha mostrati la mattina quando arrivano, perché chiaramente bisogna averli, i fiori di zucca, ecco, così belli, col suo zucchino, no? E quindi, no, questo per dirvi appunto della cucina che ancora ha, per dire, anche i formaggi, oltre che appunto immagino anche tartufi, poi capita chiaramente di avere nel menù, e quindi bene,
Chiaramente avremo, secondo me, altre sorprese perché come dire, non siamo più all'inizio, però stiamo procedendo a livelli, devo dire, molto alti qui all'ingresso della Val Venosta, usciti da Da Merano, quindi è Merano, una zona della strategica che Valle. poi ci porta anche verso la Svizzera, San Sì, Moritz sì. e via andare. Viva la Val Venosta! Perfetto, grazie, grazie.